Ragazzi, ma è giusto fare un selfie con la De Filippi il giorno del funerale di Maurizio Costanzo? È un'occasione ottima per incontrarla. Quando la rincontri la De Filippi? Che deve aspettare che muoia un altro compagno? Mi è sembrato giusto. E anche lei che si è prestata, è giusto. I fan vanno accontentati sempre e comunque. No, se hai avuto pazienza, come sempre, di ascoltare questo video, il mio pensiero è leggermente diverso. Nel senso che mi è sembrata una cosa veramente di cattivo gusto. Però, ovviamente, ci sono persone che vivono, magari per essere associati a delle figure di successo, oppure poter dire agli amici, guarda, ho fatto la foto con la De Filippi. Quindi la società dell'apparire comincia veramente a prendere piede. Poi lei che si sia prestata o meno, io ho provato per un attimo a mettermi nei suoi panni. In un momento così in cui sei sotto shock, probabilmente perché è morto il tuo compagno di vita, non hai la forza di poter dire no, perché sei talmente confusa che non riesci a dire no. Per cui anche a malincuore, ma ti sei prestata, perché dire no era comunque un gesto faticoso. E quindi lei in qualche modo si è prestata, per cui non la giudico. Quindi diciamo che anche in quell'occasione farsi un selfie con Maria De Filippi vuol dire anche andare oltre il senso della vita, quindi appare, pur di apparire siamo disposti, cioè sono qualcuno è disposto a passare anche sopra la morte.